vero che la spendiamo 3 milioni per ristrutturare quella vecchia SIPAP, però devi pure dire che sono soldi non del comune ma del Ministero dell'Interno che l'ha dato specificamente per quella struttura. Non è che è andato a Capizzano 2 milioni di euro, è andato a Fagasel, non è così. Quindi voglio dire, quei 2 milioni non li potevamo spendere da un'altra parte. Pensi che tu fai il consigliere comunale, dovresti essere uscire di questo, no? No, Scusa, hai speso 3 milioni per ristrutturare, perché non vai a fare la casella da un'altra parte? E i soldi per fare la casella da un'altra parte, il comune di Capizzano non ce l'ha, perché fare una casella dei carabinieri, pensavi da lì che costa all'epoca quasi 3-2 miliardi, quindi più di 1 milione di euro e avevano già il suolo. Quindi non avendo il suolo, avendo acquistato il suolo, penso ci voleva veramente 2 milioni di euro per fare la casella dei carabinieri. E Capizzano non può permettersi questo lusso, manco di fare il mutuo oggi di 500 mila euro, perché non abbiamo la capacità non di indebitarci ma di pagare, perché purtroppo, come diceva prima il consigliere Santopaolo, se non mettiamo mano alle discussioni dei tributi avremo grosse difficoltà economiche. Quindi stai dicendo una cosa che ti hanno detto, ti hanno suggerito probabilmente, è particolarmente grave, non sono soldi nostri, anche perché adesso quindi quei finanziamenti vanno a quella struttura che grazie all'intercessione di politici influenti siamo riusciti a trasformare in caserma dei carabinieri, perché non eravamo caserma.